Francesco Monte furioso dopo l'isola, salta l'ospitata a pomeriggio 5. L'isola dei famosi 2018, la rabbia di Francesco Monte dopo l'addio al reality show. Francesco Monte torna a parlare in prima persona dopo la decisione di abbandonare il cast dell'Isola dei Famosi per la bufera droga, che lo ha visto coinvolto in prima persona dopo le accuse al vetriolo di Avenger. La naufraga, infatti, ha accusato Francesco di aver portato sostanze stupefacenti sull'isola e di aver fumato marijuana in presenza anche di altri concorrenti di questa 13esima edizione della reality show Metiase. La rabbia di Francesco Monte dopo lo scandalo droga all'isola. Accuse decisamente molto forti, che non sono passate inosservate, e che hanno spinto Francesco Monte a ritirarsi definitivamente dal gioco, così da poter tornare in Italia al più presto e difendersi come meglio crede da queste ingiuste accuse che gli sono state mosse nel corso delle ultime ore. Rientrato in Italia, Francesco Monte ha subito riaperto il suo profilo ufficiale Instagram e lo ha fatto pubblicando un lungo messaggio sulla sua pagina ufficiale dove ha fatto un po' di chiarezza sull'accaduto. Nel dettaglio Francesco Monte ha dichiarato che chi lo ha accusato di aver consumato droga all'Isola dei Famosi dovrà rispondere in presenza di un magistrato nelle sedi opportune e ha proseguito dicendo che tali accuse sono talmente infondate, che non intende sottoporsi ad inutili confronti o scontri in diretta televisiva, così come avrebbero sperato in molti. Ultimissime Isola dei Famosi, Francesco furioso con Barbara D'Urso? A proposito dei confronti televisivi, Francesco Monte nel suo messaggio postato in queste ore su Instagram ha precisato che non ha alcuna intenzione di partecipare a trasmissioni e talk, che di questa vicenda hanno preso solo l'aspetto scandalistico senza nemmeno porsi il dubbio che le accuse fossero infondate. Rispetto il lavoro altrui, ma non ho alcuna intenzione di farmi massacrare da chi sullo stomaco ha peli di cinghiale e l'anima l'ha persa da tanto tempo, ha dichiarato Francesco Monte nel suo messaggio al vetriolo postato in queste ore al suo rientro in Italia. Per molti spettatori il messaggio dell'ex tronista di Uomini e Donne sarebbe rivolto indubbiamente a Barbara D'Urso, che sia a pomeriggio 5 che a domenica live si è occupata dello scandalo droga, che lo ha visto protagonista, dando spazio anche ad opinionisti, come nel caso di Teresanna Pugliese ex di Francesco Monte, che si sono schierati duramente contro l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi.